Eccoci qui, un cordiale, cordialissimo, ben ritrovati a tutti voi da Marisa Fallico e da Arcangelo Badolati, Salve. capo servizio della Gazzetta del Sud. Tantissima la cronaca alla vostra attenzione oggi. Ovviamente abbiamo fatto anche una selezione perché ci sono state diverse operazioni, diversi fatti anche interessanti. Cominciamo con gli arresti a Scalea, questa operazione Plinius coordinata dalla DDA di Catanzaro, 38 arresti, tra cui il sindaco, quattro assessori di Scalea, il tecnico comunale, professionisti, insomma imprenditori, esponenti del cosiddetto clan Valente Stumpo, che sarebbe una costola della Cosca Muto, un'operazione che ha insomma anche avuto un rilievo nazionale, perché pensate anche un sindaco in manette, un'intera giunta, possiamo dire in manette, per associazione mafiosa, certo non meraviglia, ma qualche perplessità la solleva. Bisogna dire che come sempre siamo in fase di indagini preliminari, quindi vale la presunzione per tutti gli arrestati e gli indagati. Al centro di questa operazione i presunti appalti, pilotati, le concessioni che molte persone, esponenti di questo gruppo, riuscivano ad ottenere grazie alla complicità degli amministratori, il sindaco pare sia stato votato da questi esponenti del presunto clan e poi ricambiava facendo infiltrare nell'amministrazione pubblica e soprattutto negli appalti pubblici, dai parcheggi alle varie autorizzazioni, ai lavori del porto, alle aree demaniali, favoriva queste persone, i presunti amici di queste persone, Arcangelo. È la prima volta che si registra un'infiltrazione così forte in un comune nel quale, questa è l'impressione che si riceve, l''ndrangheta governava direttamente, perché qui non siamo di fronte solo ad ipotesi d'accusa, ma siamo al cospetto di intercettazioni spaventose per via di una microspia piazzata nello studio di un legale che faceva un po', secondo l'accusa, la trade union, e si sentono proprio gli Gli appalti. imprenditori, gli amministratori, i mafiosi, ragionare tutti insieme sul modo migliore per truccare una gara, per affidare questo servizio a questa società. Ci sono Per costituire amministratori, società ad hoc per società prendersi ad hoc, gli appalti. amministratori che sono direttamente titolari, diciamo, di società che vincono alcuni appalti. Ci sono turbative, pagamenti di mazzette sull'appalto, sull'altezza urbana, la costruzione del porto. C'è, oltre al sindaco e i quattro assessori arrestati, c'è il vice sindaco sottoposto all'obbligo di dimora. Ci sono questa serie di boss che sono proprio introni, si sentono parlare con loro, si mettono d'accordo. Ci sono le detrazioni sul pagamento dei canoni dovuti alla gestione dei lidi sulle spiagge, le trazioni fatte così da questo avvocato d'accordo con questi altri. Ci sono sul pagamento delle mazzette una parte di queste che vanno direttamente nella bacinella dei boss, dei clan. Insomma, un quadro che difficilmente abbiamo visto in Calabria. E cosa Sì. dimostra questo? Voglio precisare che la Calabria è uno scacchiere unico, cioè dove le cose che abbiamo visto, per esempio, in alcuni paesi del Reggino, del Vibonese, del Catanzarese, le ritroviamo addirittura più gravi in alcuni comuni del Cosentino, in questo caso dell'Alto Tirreno Cosentino. Diceva giustamente, in occasione della presentazione di questa operazione, il procuratore distrettuale di Catanzaro, Antonio Vincenzo Lombardo, che mentre in alcuni comuni c'era comunque una parte dell'opinione pubblica e della politica che si opponeva strenuamente alle cosche, qui c'è davvero una contiguità che non si è mai vista. Lui è un uomo che viene dalla provincia di Reggio Calabria, che ha esperienze da giudice istruttore a Reggio Calabria, c'è un uomo che conosce uomini e Bene. cose in Calabria. Quindi ci offre questo quadro interpretativo che sicuramente
agghiacciante, e poi c'è un problema di ordine pubblico lì collegato allo scontro che stava maturando tra i Valente e gli Estummo, perché nel giorno in cui esce dal carcere Luigi Muto, figlio di Franco Muto, personaggio storico dell''Ndrangheta, si consuma a Scalea uno scontro tra questi clan, uno schiaffeggiamento pubblico in piazza, e quindi con la preparazione di una guerra che ha indotto il GIP distrettuale a fare questo provvedimento abbastanza velocemente proprio per impedire uno sconto. Per impedire uno scontro. Quindi, ecco, dicevo del clamore proprio perché Arcangelo, a parte il fatto che si può dire un'intera giunta è stata coinvolta, ma anche perché, come dicevi tu, questo controllo mafioso sulle attività amministrative era pressoché totale, non si risparmiava assolutamente nulla, persino la pubblicità, e veniva tutto gestito e mediato presso questo studio legale, quindi che era la vera sede poi della giunta municipale, a quanto pare. Noi abbiamo visto tanti, tanti fatti del genere nel Reggino, nel Vibonese, nel Catanzarese, abbiamo visto la settimana scorsa Badolato, però con questa forza, con questa dirompenza, credo che neanche nei paesi più a rischio e storicamente infiltrati dall''Ndrangheta ci sia una dimensione così invasiva. È pur vero che nel Scaleano, diciamo, nell'Alta Calabria, nell'Alto Tirreno Cosentino, si incrociano, oltre poi agli interessi delle famiglie di 'Ndrangheta, si incrociano gli interessi dei camorristi, tant'è che a Scalea, a Praia, sono state arrestate Santa Maria del Cero, sono state arrestate tante volte tanti camorristi latitanti, ma abbiamo testimonianza da altre indagini condotte dalla DDA di Catanzaro di investimenti immobiliari proprio di Bossa della Camorra in quella zona. Quindi è una zona particolarmente complessa, difficile, a rischio, e però l'attenzione che andrebbe riservata a quella zona da parte dello Stato dovrebbe essere maggiore, cioè lì bisognerebbe concretamente ogni giorno controllare gli atti dei singoli comuni, verificare che cosa accade, dalle piccole licenze a tutto il resto, ai grandi appalti. Purtroppo questo non avviene, cioè come se si vivesse una condizione d'abbandono lì. Ogni tanto interviene la magistratura antimafia con un'operazione, Certo. una ogni 2 anni, ogni 3 anni, e No, si anche muove qualcosa. perché Poi il diciamo, quotidiano. ecco, scemata la grande leadership della Cosca Muto, nel senso che noi abbiamo ritrovato l'ultima grande operazione overloading qualche anno fa, insomma c'è stata una sorta di immersione, si pensava che lì sul Tirreno le cose fossero tornate nell'alveo della normalità più o meno, considerate che normalità per normalità si intende una situazione in cui fisiologicamente, proprio per la presenza anche delle infiltrazioni camorristiche, insomma, fisiologicamente c'è un'alta percentuale di delitti e di illeciti. Sì, appunto, ma che non è secondo me solo ascrivibile a Scalea. Ha fatto un ragionamento il procuratore aggiunto Giuseppe Borrelli su questo discorso, molto interessante, cioè lì ci vorrebbero davvero strutture investigative e giudiziarie, no? Al di là dello sforzo enorme, in questo caso un plauso ai carabinieri, eccetera, che quotidianamente controllassero, non solo Scalea, Praia, Santa Maria Certo, del tutto Cedro, Guardia Piemontese, il Fiume Freddo. Tirreno. Cioè ci sono decine di comuni Anche nei perché quali essendo ci zone chiediamo turistiche che sono molto succede più lì, come appetibili. vanno le cose. Ogni tanto poi arriva la DDA, fa un'operazione clamorosa. Io credo che una zona a così alta densità abitativa, soggetta a così tanti investimenti nel settore della balneazione, del turismo, della ristorazione, meriterebbe un'attenzione costante. E si potrebbero evitare cose così gravi come quelle di Scalea, cioè non c'è in questo momento una situazione paragonabile in Calabria a quello che è A stato quello scoperto a che Scalea, l'altro giorno. ecco, noi seguiremo anche questa inchiesta, ovviamente vedremo gli ulteriori sviluppi e passaggi, ma ora dedichiamoci ad un super arresto che ha riempito le pagine dei giornali internazionali e dei media, l'arresto di Roberto Pannunzi, il broker del narcotraffico, l'Escobar italiano,
il principe del narcotraffico, insomma tanti appellativi utilizzati per definire quest'uomo di origini calabresi, ma poi ha vissuto a Roma, ha vissuto in Canada, ha vissuto in Colombia, capace di spostare circa 2-3 tonnellate di cocaina al mese, non era organica ad una cosca, ma lavorava con Cosa Nostra, con l'Andrangheta. Insomma, Roberto Pannunzi è stato definito sicuramente il broker della droga più importante, se non altro a livello europeo. Vediamo il servizio. Las autoridades capturaron en Bogotá a Roberto Pannunzi, considerado uno de los capos del narcotráfico más buscados de Europa. Ecco come la televisione colombiana ha dato la notizia all'apertura dei TG dell'arresto ieri sera in un centro commerciale di Bogotà di Roberto Pannunzi, 67 anni, originario di Siderno, ritenuto il più importante broker del narcotraffico italiano ed europeo, definito anche dai media sudamericani il Pablo Escobar italiano, l'uomo più ricercato a livello internazionale. È stato bloccato grazie ad un'operazione congiunta della polizia colombiana, dell'agenzia antidroga statunitense, degli uomini del GOA e del ROS, coordinati dal procuratore aggiunto della DDA di Reggio Calabria, Nicola Gratteri. Ha provato ad esibire una falsa carta d'identità, tentativo inutile perché gli inquirenti lo tenevano d'occhio da tempo. Per capire la rilevanza criminale di Pannunzi, il principe del narcotraffico, basta dire che è l'unico broker europeo a trattare direttamente con i cartelli colombiani, in particolare con quello di Medellin, di esportare dalla Colombia 2 tonnellate di cocaina al mese, di vendere sia a Cosa Nostra sia all'Andrangheta. Sebbene legato ai Macri di Siderno e stato allievo, tra virgolette, in Canada di Don Antonio Macri, il vecchio padrino, è sempre stato un battitore libero, forte dei suoi legami colombiani. Il figlio ha sposato la figlia di uno dei più importanti esponenti del cartello di Medellin, ma anche con i vertici della mafia siciliana e turca. Arrestato la prima volta nel 94, proprio a Medellin, offrì $1 milione agli agenti per lasciarlo andare. Clamorose le sue evasioni. Nel 1999 da una clinica romana dove era stato ricoverato. Nel 2004 venne poi localizzata e catturata a Madrid. Poi di nuovo nel 2010, sempre da una clinica della capitale. Ecco perché il procuratore aggiunto Gratteri ha subito rivolto un appello alle autorità di non cascare nei presunti malesseri e non concedere domiciliari. Pannunzi ha infatti già lamentato problemi di salute. Evitiamo, ha detto Gratteri, una terza volta, visto che è estenuante cercarlo per tutto il mondo. Pannunzi, che sta già tornando in Italia, viene considerato uno dei massimi esperti anche nell'individuazione di nuove rotte per il narcotraffico. Negli ultimi anni la polizia colombiana ha accertato che la cocaina viene trasferita in altri paesi dell'America centrale con dei motoscafi, per poi arrivare in Italia e in Calabria via Spagna e soprattutto via Africa, con uno snodo in Guinea. Arcangelo sicuramente è un personaggio di rilievo, visto anche appunto il clamore su tutti i media internazionali per il suo arresto. Un personaggio che è stato beccato in un centro commerciale, anche questa volta avrebbe offerto 5 milioni di euro agli inquirenti per, insomma, lasciarlo andare. Ecco, questo è il momento in cui la polizia colombiana, gli inquirenti colombiani, ricordiamo che in questa operazione hanno collaborato gli uomini del DEA americano, oltre che i ROS e il GOA italiano. Ecco, questo personaggio che non è organico, non si può definire un boss dell'andrangheta, della criminalità organizzata, ma appunto un broker, perché adesso abbiamo imparato a conoscere questo termine traslato dalla finanza alla criminalità. Ma lui è, insomma, una persona molto astuta, molto furba, che ha origini calabresi e questo lo ha avvantaggiato nei rapporti con i boss calabresi che ha conosciuto da bambino, con cui ha avuto una serie di affari. È importante perché in Colombia ha più di un piede, cioè li ha tutti e due, perché il figlio Alessandro, che è stato spesso al suo fianco in grandi affari, è sposato con la figlia di un narcos, di un boss del narcotraffico, quindi lui è tornato naturalmente in Colombia sicuro di sfuggire
di poter sfuggire, è chiaro, alle autorità anche italiane, credendo di poter corrompere lì chiunque. E così è stato per lungo tempo in questi anni in cui si è nascosto, solo che lì poi c'è l'influenza degli americani, della DEA, della Drug Enforcement Agency, cioè dell'agenzia che si occupa della lotta al traffico, perché gli americani buttano un sacco di milioni di dollari in Colombia per tenere in piedi pure questo governo, che è un governo che invece è tirato da una parte e dall'altra dai narcotrafficanti. Allora l'ingerenza americana ha fatto crollare, diciamo, la rete di corruttiva che lui aveva messo in piedi per proteggersi. Quindi quando poi l'hanno arrestato, lui ha, con la solita faccia di bronzo, è riportato sui mass media italiani 5 milioni di euro. In effetti lui ha offerto 10 milioni di dollari americani ai colombiani per essere rilasciato. E ha una condanna a 12 anni di reclusione per narcotraffico, ma la sua importanza sullo scacchiere mondiale dell'esportazione illegale di cocaina è ben al di sopra di questa pena. Cioè è un personaggio simpatico, tra virgolette, a tutti, in grado di mantenere contemporaneamente rapporti con uomini dell''Ndrangheta, con uomini di Cosa Nostra siciliana, con uomini della Camorra. Cioè una persona affidabile, affidabile per gli interlocutori italiani, affidabile soprattutto per i colombiani, proprio in ragione di questa sua concreta presenza nello Stato sudamericano, di questo legame che unisce suo figlio ad una figlia di un boss del narcotraffico. È diciamo un personaggio che riesce sempre a sfuggire con abilità, proprio come nei film, utilizzando metodi molto utilizzati in Sud America, a sfuggire per ben due volte alla giustizia italiana, ad inventarsi una malattia di cuore, a farla attestare in perizie, a convincere i magistrati e a dargli i domiciliari presso una casa di cura da cui è fuggito una prima volta, come un fantasma, una seconda sembra la fuga di Kappler, cioè nessuno vede, nessuno sente. Ha ragione Gratteri a dire a riraggiungere la Colombia, quindi a spostarsi dall'Italia, approfittando della mancanza di confini, diciamo, di guardie doganali, ecco, e quindi spostarsi in un altro paese, da un altro paese salire su un aereo con un documento falsificato. Però non è che è cambiato, Pannunzi era grasso in quel modo 3 anni fa e grasso è rimasto, la faccia è quella, non ha fatto un'operazione di plastica, è riuscito semplicemente a spostarsi dall'Italia, salire con un documento falso su un altro aereo ed andarsene con un volo intercontinentale a Bogotà, dove nessuno stranamente l'ha riconosciuto. Se pensiamo ai soldi di cui dispone Arcangelo, chissà quanta gente avrà corrotto per fare queste cose, perché insomma, se pensiamo che addirittura negli anni scorsi aveva comprato in contanti una nave greca per fare un carico, per trasportare un carico di cocaina dalla Colombia in Europa, poi gli è andata male perché è affondata, quindi, però un uomo che cash può fare questi acquisti la dice lunga sulla sua capacità finanziaria, economico-finanziaria, e quindi anche sulla capacità di corruzione. Attenzione, perché sì, Pannunzi viene subito portato in Italia con un espediente sull'espulsione, ma i soldi Pannunzi dove sono? E se ci sono sicuramente nei paradisi. Ecco, facciamo capire come mai, siccome noi siamo abituati alle estradizioni che vanno sempre per le lunghe, lui è stato arrestato e il giorno dopo è arrivato a Roma, adesso infatti è in Italia in carcere. Addirittura è sorta una polemica perché pare che Gratteri volesse far riaprire la Sinara, ci sono state insomma delle reazioni. Comunque adesso in Italia una estradizione lampo, l'espulsione, come mai sono riusciti, anche il governo ha fatto questa espulsione, Arcangelo, considerati i legami che lui ha anche lì? Perché c'è la pressione degli americani, perché c'è un ottimo lavoro fatto dal nostro Ministero della Giustizia e quindi degli Esteri, e perché gli contestano di essere stato in Colombia con un documento falso. Quindi è un cittadino indesiderato, gli fanno un'espulsione, lo mettono su un aereo con 3 poliziotti colombiani e 2 dell'Interpol italiana e lo portano a Roma. Espulso. Se avessero dovuto innescare il procedimento dell'estradizione, forse non sarebbe mai arrivato in Italia, o meglio, sarebbe stato rinchiuso in un carcere colombiano per il primo anno sottoposto a sorveglianza particolare, dopo 2 anni magari una sorveglianza meno rigida, se ne sarebbe andato comprandosi tutti i poliziotti di tutto il carcere. Quindi ecco, questo è l'espediente usato a Roma.
ad aspettarlo c'era Nicola Gratteri, che gli ha pure chiesto, cioè, come l'hanno trattata, l'hanno trattata bene, in questo rapporto, devo dire, unico nel suo genere, che Gratteri riesce a mantenere con appunto i suoi nemici, perché Gratteri è uno dei magistrati più esposti nella lotta all'andrangheta e al narcotraffico, credo in Italia, anzi in Europa, e però ha questo rapporto di Infatti li franchezza abbiamo visti diretta. insieme mentre erano sul bus e navetta che li portava dall'aereo in aeroporto. E adesso bisognerà stare attenti, come ha detto Gratteri, e non ricascare nei presunti malanni di questo personaggio, quindi non dargli i domiciliari per problemi di salute, perché sicuramente scapperà ancora una volta. In contemporanea, il giorno dopo a questo arresto, c'è stata un'altra importante operazione legata e collegata anche all'arresto di Pannunzi a Roma, perché sono state arrestate 50 persone. L'operazione è stata denominata Paquetas contro il narcotraffico internazionale, sgominate quattro organizzazioni che avevano a che fare con l'andrangheta, con la camorra, con la mafia albanese e con i narcos colombiani. Ecco, stiamo vedendo appunto le immagini. Operavano nei quartieri romani, violenza tantissima, omicidi, sequestri, e queste quattro organizzazioni, dalle intercettazioni è emerso, avevano rapporti diretti proprio con Roberto Pannunzi, perché lui appunto lavorava con tutti. Arcangelo era il punto di riferimento. Si doveva procurare a questi 200 kg di droga, quindi era un po' Per lui era anche in niente, questa 200 kg, occasione. abituato alle Tenete tonnellate. conto che lui può comprare una nave greca perché il commercio, le sostanze stupefacenti che su questa nave doveva imbarcare le avrebbe poi reso il quadruplo del prezzo Certo. pagato, no? Per l'acquisto della nave. Quindi sono cifre spaventose, non si ha idea, quando si parla di un chilo di cocaina, si parla di soldi seri e quando si parla di una tonnellata di cocaina significa che quasi è Piume un dell'India. bilancio di un piccolo stato, quindi Certo. i soldi ci sono, sono disponibili e quindi con i soldi puoi comprare armi, guardie del corpo, puoi crearti una gang, puoi andare a vivere dove vuoi, corrompere poliziotti, giudici, tutto quello che vuoi. E anche ministri e quant'altro. Bene, ci fermiamo, linea alla regia e poi di nuovo in studio con la seconda parte di Nera di Calabria. Rieccoci in studio, allora abbiamo parlato di Pannunzi, il Pablo Escobar italiano, come è stato ribattezzato anche dalla televisione colombiana e da altri media. Adesso ci spostiamo a Reggio Calabria perché è stato arrestato nei giorni scorsi Gianni Remo, vicepresidente della Regina Calcio. Insomma, un arresto che ha anche qui sollevato attenzione, non meraviglia, ma sicuramente attenzione. I Remo sono degli imprenditori molto noti a Reggio Calabria, è stato arrestato sia lui che il fratello, che il cognato L'Abbate, Michele L'Abbate, sono stati arrestati con l'accusa di estorsione aggravata dalle finalità mafiose. Gestiscono diciamo, la filiera delle carni, quindi le macellerie all'ingrosso. E qui la cosa che hanno accertato gli inquirenti della DDA è che addirittura non solo imponevano ovviamente i loro prodotti alle altre macellerie, ma avrebbero fatto delle estorsioni anche nei confronti di uno zio, lo zio Umberto, che operava anche in questo settore. Gli avrebbero sottratto un capannone, avrebbe addirittura minacciato i clienti che andavano da lui per rifornirsi di carne. Beh, sicuramente operavano in due quartieri a rischio di Reggio Calabria, Gebbione e Sbarre, Michele L'Abbate, ma soprattutto il fratello, sono considerati, insomma, i boss di questi quartieri. Arcangelo, anche qui questa commistione, imprenditoria, criminalità organizzata e quant'altro, e poi quello che fa male, ecco, noi lo ritroviamo come vicepresidente della Regina Calcio. Insomma, non si salva niente.
Viene veramente uno sconforto. Ma Reggio sembra una città entrata in un vortice proprio negativo, è stato sciolto il Consiglio Comunale, il primo capoluogo di provincia italiano ad essere sciolto per infiltrazioni mafiose, era già successo per altre ragioni nell'Ottocento, ma ragioni sempre legate alla presenza criminale, in questo caso proprio per infiltrazioni mafiose. È crollato un mito che aveva visto questa città risorgere dalle ceneri degli anni Ottanta. È la città che ha avuto il principale funzionario che si occupava del bilancio, quindi dell'economia, dell'ente pubblico territoriale, che è morto suicida, con un suicidio spettacolare, ingerendo dell'acido muriatico, dopo parlando fino alla fine. Quindi dopo aver fatto una conferenza stampa. Parliamo di Orsola Fallara. Orsola Fallara, responsabile dell'ammanco di circa 900.000 euro. La città che ha dato il governatore alla Calabria, che si ritrova indagato pure lui per la nomina della moglie di un magistrato importantissimo, presidente del Tribunale di Prevenzione, arrestato e condannato per rapporti equivoci con organizzazioni mafiose, un altro giudice di Reggio Calabria, ma in servizio a Palmi, prima in servizio alla sezione, mi pare, fallimentare di Reggio Calabria, arrestato pure lui, condannato per gravi fatti, una città attraversata dalla presenza di un collaboratore di giustizia molto equivoco, che prima fa delle dichiarazioni, poi le ritratta gettando fango sui magistrati, gli inquirenti che lo avevano sentito e che scompare, una città insomma attraversata da ogni tipo di problema, infatti, compresa veramente la presenza costante negli ultimi 50 anni di organizzazioni mafiose pericolosissime e conclamate. Adesso pure il vicepresidente della Regina Calcio, finito sotto inchiesta per estorsione aggravata dal metodo mafioso, capite bene che questa immagine della città con maggior numero di abitanti della regione, il capoluogo di una provincia già di per sé distrutta da eventi di ogni genere, dal terremoto del 1908 a omicidi di mafia, infiltrazioni di ogni genere, insomma è un'immagine davvero seriamente compromessa. Certo, sembra noi un'epoca buia e un tunnel oscuro nel quale questo luogo è entrato, da cui non può più uscire. Infatti c'è stata quella breve parentesi, diciamo, anche con Italo Falcomatà, in cui c'era stato il riscatto. Poi quando ha iniziato a governare Scopelliti si era parlato del modello Reggio, insomma anche in tutta Italia era sempre in testa alle classifiche di gradimento il modello Reggio. Questo modello è franato tragicamente, insomma penosamente, e quindi ci ritroviamo in una situazione difficilissima, forse come non mai Arcangelo, perché se abbiamo avuto dei periodi, delle stagioni, pensiamo alle guerre di mafia, con sangue, omicidi, di terrorismo criminale, beh adesso la cosa è più subdola, però la città è sotto questa cappa e sembra non riesca ad uscirne. Ma è stata molto tempo, sempre sotto questa cappa, è una città che ha vissuto anche le fasi tragiche della rivolta, che era una rivolta di popolo contro un'ingiustizia che giustamente come dire, i reggini lamentavano anche a quell'epoca. Ci furono collusioni, coesioni, alleanze tra famiglie mafiose, gruppi eversivi, cioè molte cose purtroppo si ripetono. Non è mai stata veramente completamente estranea alle ingerenze mafiose Reggio, neppure sotto Falcomatà. Italo Falcomatà è stato un'ottima persona, un buon sindaco, ma anche lì ci furono indagini, inchieste, cioè non è che si veniva dagli anni 80, si veniva da una situazione. In questi ambienti comunque che non ci siano delle contaminazioni anche involontarie. No, non dico a livello, no, dico no? Era sempre intorno. Sì, è chiaro. Perché la città poi viveva una condizione anche di ingerenze. Anche perché lì ci sono queste cosche che sono radicate, sono storiche, che nonostante le tante e importanti operazioni delle forze dell'ordine, perché noi vi rendiamo conto di una, due operazioni a settimana, insomma l'azione c'è, però, nonostante tutto le cosche sono forti, le cosche sono radicate, le cosche sono sempre più alleate con l'imprenditoria, con i colletti bianchi, insomma. Sì, no, non è, non de- la visione che bisogna avere non è una visione, diciamo, di stretta osservanza politica, cioè qui è un problema di territorio e di una realtà deviata purtroppo che da sempre ingerisce sulle cose di quella città, dove ci sono
stati appunto esempi di uomini che sono ribellati, c'è stata una coscienza civile per lungo tempo e continua ad esserci, una città che non vuole piegare la testa alla mafia, e però questa mafia è incombente da dopoguerra certamente, cioè da 50 anni c'è un'influenza molto forte che ha condizionato anche le istituzioni, che le ha spaventate, che ha tentato di piegarle tante volte. Non dimentichiamo che questa è la città dove è stato ammazzato l'ex presidente delle Ferrovie dello Stato, Ludovico Ligato, cioè una città che ha visto di tutto ed è poi arrivata a avere anche una stagione di intimidazioni alle istituzioni, una stagione di intimidazioni dirette che già c'erano state con bombe negli anni 80 al direttore del carcere Paolo Quattrone, con l'incendio dell'auto del giudice istruttore importante Vincenzo Macri, che aveva registrato bombe contro la villa del presidente alla fine degli anni 70, del presidente del tribunale penale di Reggio Calabria, Giuseppe Duccio. Cioè, ci sono stati fatti che si sono ripetuti e adesso sta vivendo davvero come l'entrata in un tunnel dal quale non riesce più ad uscire, perché si ripetono con una continuità impressionante i tentativi di infiltrazione e si vede di più quello che prima forse si vedeva di meno. È la città attraversata dalla più grande guerra di mafia mai combattuta nella nostra regione, che è la guerra di Reggio tra Liberti Condello e Stefani Tegano Libri, che ha fatto 700 morti, è proprio un bollettino di guerra. Immaginate, neanche nelle guerre si arriva a 700 morti adesso, quasi quasi. Allora, noi torniamo per un attimo a Badolato. Vi abbiamo reso conto, vi abbiamo dato conto la scorsa settimana di questa operazione della DDA di Catanzaro, Itaca, che ha visto tra gli arrestati esponenti della cosca Gallace Gallelli, è indagato per concorso esterno anche il sindaco di Badolato, Parretta. Beh, il sindaco non ci sta a questa accusa, ha convocato una conferenza stampa e ha spiegato le sue ragioni. E noi, ovviamente, visto che siamo sempre imparziali, oggettivi, obiettivi, vi rendiamo conto della posizione del sindaco. Sindaco. Si presenta alla conferenza stampa assistito dai suoi legali. Prima di sottoporsi alla fila di fuoco delle domande dei giornalisti, legge un breve comunicato rivendicando la sua indegerrimità, l'illibatezza delle sue condotte. È visibilmente provato ma determinato Giuseppe Nicola Parretta, sindaco di Badolato. Non ci sta ad essere indagato e accusato di collusione con l'Andrangheta. Quell'accusa di concorso esterno contestatagli dai magistrati della DDA di Catanzaro nell'ambito dell'operazione Itaca scattata nei giorni scorsi contro la cosca Gallace Gallelli di Guardavalle, che si sarebbe infiltrata anche nei lavori del porto di Badolato, non ha a suo dire alcun fondamento. Il sindaco, che auspica una seconda commissione d'accesso ma non ha nessuna intenzione di dimettersi per il bene della sua città, vuole chiarire, precisare. Un atto morale, così lo definisce, nei confronti innanzitutto della sua famiglia. Ho ritenuto fosse necessario, per un fatto morale, dovere nei confronti innanzitutto di mio figlio, della mia famiglia, dei cittadini di Badolato e anche della mia persona. Per quanto riguarda gli aspetti giudiziari, sarà la magistratura insieme con i legali che affronteranno e analizzeranno la questione. Nel corso della conferenza stampa Parretta smonta le accuse, anzi, dice, leggendo le carte, si evince in maniera netta che lo stesso GIP non ha ravvisato comportamenti dubbi da parte mia. Certo, i Gallelli mi hanno votato, con loro ho rapporti di amicizia imprenditoriali da 30 anni, ma non hanno mai avuto alcun favore da me o dall'amministrazione comunale. Il GIP ha preso atto che al di là del sostegno che posso aver avuto a livello elettorale, da parte dell'amministrazione comunale non ci sono mai state pressioni, non sono mai pervenuti favori, non c'è stata mai una controprestazione, per cui io continuo a chiedermi a che pro mi trovo coinvolto in questa antipatica e pesante situazione. Il sindaco ovviamente poi dovrà dimostrarlo anche nel corso dei procedimenti.
Noi siamo portati spesso, Arcangelo, quasi sempre a dare la parte dell'accusa, nel senso che ci sono le inchieste, le operazioni, le conferenze stampa. Quindi poi quando abbiamo le sentenze rendiamo conto qui anche delle sentenze. Qui comunque lui ammette di essere stato votato dai Gallelli. Sì, sì, ma anche i rapporti di amicizia, imprenditoria, insomma, poi sai, ci sono anche i giudizi non solo di valore penale, ma ci possono essere anche giudizi e valutazione di carattere storico, per non dire morale. Insomma, certo, ma anche perché poi si comporta come crede, chiede voti a chi crede, certo. Però c'è anche un opportunismo politico. Noi non voglio usare la parola moralità, però chi si presenta alle elezioni, chi riceve il mandato dai cittadini, chi rappresenta i cittadini, chi comunque siede nelle istituzioni, certi rapporti ingombranti, anche se a livello personale, poi li deve anche mettere in conto che possono avere una loro valenza, perché poi l'immagine che si proietta sicuramente dà adito a sospetti e dubbi, se non di rilevanza penale, quantomeno di opinione. Qui devo dire, dobbiamo spiegare che, se no questo sindaco... Dobbiamo spiegare che la procura distrettuale antimafia aveva chiesto l'arresto di questo sindaco per concorso esterno in associazione mafiosa. Sì, infatti il GIP non ha inteso indagato, appunto, darlo questo provento restrittivo, perché il sindaco risultava non aver offerto alcuna controprestazione alla Cosca Gallelli, dalla quale era stato, come lui stesso ha ammesso, sostenuto alle elezioni, con la quale manteneva rapporti, come lui stesso ha ammesso, amicizie imprenditoriali. Questo lo ha ammesso. Allora, cambiamo argomento, lasciamo la criminalità organizzata e parliamo di criminalità comune. A Belvedere è stato risolto il giallo dell'omicidio della mamma del parroco di Yolanda Nocito, ricorderete l'anziana di cui vi abbiamo reso conto anche noi in Nera di Calabria, l'anziana massacrata in casa nel tentativo di una rapina. Ebbene, è stato arrestato il presunto omicida, si tratta di un conoscente della famiglia. Vediamo il servizio. Sarebbe stata una macchia di sangue quasi invisibile, infinitesimale, per usare le parole del comandante dei carabinieri di Cosenza, Francesco Ferace, ad inchiodare Filippo D'Aprile, 52 anni, presunto assassino di Yolanda Nocito, uccisa il 4 gennaio scorso a Belvedere. Il fermo è stato fatto in esecuzione di un provvedimento emesso dalla Procura della Repubblica di Paola. 4 mesi di complesse indagini della Compagnia di Scalea e del Comando Provinciale dei Carabinieri di Cosenza, ma come si è arrivati ad individuare il presunto autore dell'efferato delitto? La posizione anche economica, finanziaria di questo signore era particolarmente consistente, aveva parecchi debiti, quindi anche una difficoltà nel gestire la sua vita imprenditoriale. La coincidenza nell'appartamento dell'abitazione sottostante intitolato alla madre e varie altre questioni di carattere investigativo ci hanno dato un quadro abbastanza chiaro. Gli inquirenti in quel freddo mattino di gennaio hanno descritto una scena del crimine particolarmente cruenta. La donna, 80 anni, torturata prima di essere uccisa, non avrebbe voluto dare la chiave della cassaforte al suo aguzzino. A ritrovarla in una casa insanguinata è stato il figlio, il sacerdote, impegnato nelle ore in cui la madre veniva uccisa a celebrare il funerale di un giovane carabiniere che aveva perso la vita in un incidente stradale. Movente del delitto, una rapina finita in tragedia. Era notorio che la donna avesse larghe disponibilità economiche e siccome il D'Aprile aveva fonti di prima mano cui attingere, perché la suocera abitava ed abita proprio in adiacenza all'appartamento della vittima, con la quale era peraltro in eccellenti rapporti personali, chiaramente nessuno meglio di lui poteva sapere sia le disponibilità economiche della donna sia il momento opportuno in cui poter entrare e prelevare questo tesoretto. Non era la prima volta, secondo gli inquirenti, che l'uomo tentava di entrare nella casa. Qualche mese prima, il 16 ottobre, il sacerdote, figlio della vittima, Don Marcello Riente, era stato picchiato e derubato. L'aggressore aveva il volto coperto da un passamontagna. Iris nel laboratorio di Messina hanno accertato che il DNA dei capelli sul passamontagna e quello della macchia di sangue rinvenuta sulla ringhiera della villetta dopo il delitto appartenessero alla stessa persona. D'Aprile è accusato di omicidio premeditato e aggravato, nonché di aggressione
questione tentata rapina, si lavora per chiarire se l'uomo abbia avuto dei complici. La brutalizzazione della vittima in occasione dell'omicidio lasciano supporre, non dico altro, che lo stesso possa, che l'indagato principale possa avere avuto un complice. Ecco, abbiamo sentito il procuratore Bruno Giordano. Arcangelo, sembra risolto, ovviamente poi bisognerà aspettare il dibattimento, anche qui per il momento lui si è avvalso della facoltà di non rispondere, per cui staremo a vedere cosa succede. Certo, un omicidio che aveva sollevato molte perplessità, perché un'anziana massacrata in quel modo, si era subito pensato alla movente, insomma, denaro, perché si sapeva che questa donna avesse grandi disponibilità, avesse in cassaforte anche gioielli, soldi, era conosciuto. E poi appunto il vicino, il genero della vicina di casa. Sì, questa è un'indagine bellissima, veramente da manuale, perché intanto i carabinieri capiscono subito che non è un omicidio così, per rapina, ma che è un omicidio nel quale la vittima viene torturata con un coltello, perché deve dire qualcosa e deve dire dov'è la chiave della cassaforte. Quindi capiscono pure dalla circostanza che le porte non presentano segnali di effrazione, che l'assassino ha le chiavi, e quindi fanno un controllo e scoprono che la signora aveva dato le chiavi alla vicina di casa. Allora controllano pure i movimenti dei parenti più prossimi della vicina di casa, che aveva il possesso di questo duplicato delle chiavi, e vedono che si tratta di persone normali, quindi imprenditore, titolare di una stazione di servizio. Fanno un controllo sui telefoni fissi di casa, però trovano una chiamata strana di questo imprenditore fatto di buon mattino a casa della signora, della vittima. Dopodiché chiamano il RIS due volte e lo impiegano sul posto con caparbietà per cercare delle tracce utili a risolvere il caso. E dopo che hanno cercato e ricercato, trovano una macchiolina di sangue infinitesimale sulla ringhiera della scala che porta all'appartamento della signora, trovano tracce di biologiche sullo scotch, il nastro di imballaggio che è stato utilizzato dall'assassino per imbavagliare la signora. La signora verrà prima torturata, poi imbavagliata, legata, non riesce a respirare, colpita ripetutamente e morirà perché non riesce a respirare, soffocata, oltre che per i colpi subiti. Trovano quindi queste tracce biologiche e collegano pure un altro fatto rispetto al delitto, cioè l'aggressione subita dal figlio della vittima, che è il prete, il parroco di Belvedere, Don Marcello Oriente, una stranissima aggressione avvenuta nell'ottobre del 2012. Sempre nell'androne di casa. Sempre nell'androne di casa, ad opera di una persona col volto travisato da passamontagna, che quindi il parroco conosce, altrimenti avrebbe agito a volto scoperto, e al quale il parroco riesce persino a strappare il passamontagna. Quando lo interrogano però i carabinieri dice di non averlo riconosciuto. Ma il parroco non ha mai collaborato né in quell'occasione né dopo, neanche di fronte alla morte però, della mamma. Facendo, collegando i due fatti, l'omicidio e l'aggressione del parroco, come era logico che fosse, e riesaminando quel passamontagna ritrovato, trovano un capello. Allora decidono di trovare una persona a cui potrebbe appartenere questo codice genetico rilevato dalla macchia di sangue trovata sul luogo del delitto, dalle tracce salivari ritrovate sullo scotch da imballaggio usato per legare la donna e quell'estratto dal capello trovato sul passamontagna. Chi può essere l'uomo che ha lasciato queste tracce? L'unica pista possibile, percorribile, è quella che porta a quelle strane telefonate di un secondo ciascuno, arrivata, uno di un secondo, uno di 13 secondi, arrivate a casa della vittima, stranamente una mattina. Erano telefonate evidentemente fatte per capire se ci fosse qualcuno in casa e per saggiare le abitudini. E quindi chiamano questo Filippo d'Aprile in caserma, mentre là gli offrono un bicchiere d'acqua, che a Filippo d'Aprile fa caldo, sembra un gesto di cortesia, invece è una trappola, perché bevendo un bicchiere d'acqua lascia le sue tracce biologiche salivari sul bicchiere, da cui viene estratto il DNA, e risulta essere il DNA compatibile perfettamente con gli altri tre DNA estratti, che poi è sempre lo stesso, estratti in occasione dell'omicidio, in occasione della rapina da quel capello. Cioè, quindi d'Aprile finisce in carcere, incastrato da prove biologiche,
obiettivamente difficile da smontare, e sembra alla fine tutto questo, la sceneggiatura di una puntata del la CSI Las Vegas. Che sì, infatti, ogni tanto dà soddisfazione anche l'analisi investigativa quando ci ritroviamo di fronte ad inquirenti così bravi che riescono, non tralasciano nulla, e noi lo ribadiamo, si sa, la scena del crimine, l'analisi della scena del crimine è fondamentale. Pensate, una macchiolina piccolissima di sangue su una ringhiera, un capello in un passamontagna, possono inchiodare, perché poi la prova del DNA, insomma, difficilmente lascia dubbi. Chiudiamo, sempre rimanendo sul terreno, questa volta diamo conto di un fenomeno purtroppo diffuso, quello dell'assenteismo, diciamo un comportamento gravissimo, perché soprattutto ora con questa crisi, Arcangelo, con la gente che non sa dove sbattere la testa per trovare un lavoro, anche un lavoro precario, spesso ci sono persone che vengono sfruttate, mal pagate, se non addirittura non pagate, e poi ci sono i dipendenti pubblici che non solo, è vero, non guadagnano cifre astronomiche, però hanno il posto sicuro, stanno tranquilli, godono di tutti i diritti, che si pigliano il lusso di non lavorare. Uno schiaffo in faccia a tanta gente. Vediamo che cosa è successo presso il CAPT di Praia a Mare. L'indagine è ancora coperta dal segreto istruttorio, eppure il procuratore di Paola, Bruno Giordano, ha voluto comunque incontrare la stampa perché, ha spiegato tra l'arrabbiato e l'indignato, ci sono condotte che, oltre a violare il codice penale, confliggono con la coscienza collettiva e vanno rese pubbliche. Ospedale di Praia a Mare. Dopo una serie di segnalazioni giunte al 117 della Guardia di Finanza, la Procura autorizza l'installazione di una telecamera nascosta nei pressi del beige che segna ingresso e uscita dei dipendenti. È il gennaio del 2013. Le registrazioni vanno avanti per 31 giorni e 31 notti. Le immagini non lasciano dubbi. Dall'ospedale di Praia, sono parole del procuratore Giordano, c'è un grande escluso ed è il lavoro. Su un totale di 120 dipendenti, 57 sono stati denunciati per truffa. Il tenente Eliana Mignola li divide in due categorie. Gli assenteisti puri, che si fanno timbrare il cartellino ma non ricambiano mai il favore. Gli assenteisti che si mettono d'accordo tra loro. Oggi timbro io, domani tu. E poi ci sono quei dipendenti che stranamente fanno ogni giorno il proprio lavoro, ma accettano, non si sa perché, di timbrare il cartellino di qualche collega che rimane assente. Tra gli indagati, va detto, ci sono pure medici. Una prassi inquietante la definisce il procuratore Giordano, un fenomeno criminoso. Da un lato questa, come dire, questa attività di supplenza che siamo costantemente costretti a fare nei confronti di alcuni settori del pubblico impiego. Questo perché i meccanismi evidentemente correttivi di natura amministrativa che dovrebbero essere gestiti dai dirigenti degli uffici non vengono azionati o non vengono azionati nel modo dovuto. In secondo luogo perché questa costante attenzione all'economia, al disagio del paese, eccetera, che anche sui media in ogni momento della giornata rimbalza, e mi pare che renda ancora più grave il fenomeno di chi, pur avendo un lavoro e un lavoro ben retribuito, ne fa un uso così distorto. 10.000 filmati in tutto, 136 situazioni anomale. Alla domanda, anziché lavorare questi dipendenti dove andavano? Il tenente Mignola risponde che la tenenza di Scalea ha poco personale e sarebbe stato impossibile pedinarli tutti. Poco importa, non erano nell'unico posto dove avrebbero dovuto essere a lavorare. Guardia di Finanza e Procura hanno adesso chiesto all'ASP di sospendere dal servizio questi dipendenti infedeli, ma considerato che finora la stessa ASP non è che abbia collaborato alle indagini, sono parole del procuratore Giordano, non si può essere certi che ciò avverrà. Fiamme Gialle e Procura comunque vanno dritti per la loro strada. Il messaggio che viene fuori dalla conferenza stampa di oggi è chiaro. I furbetti del servizio pubblico stiano attenti, molto attenti, hanno gli occhi puntati addosso e da oggi sono avvertiti. Autorizzerete l'installazione di telecamere anche davanti ad altri ospedali del Tirreno? Un monito quindi? Non solo ospedali, in genere altre strutture pubbliche del Tirreno, perché questo è un fenomeno non isolato.
quello di Praia, è un fenomeno che riguarda purtroppo buona parte del pubblico impiego e che probabilmente è indotto a questi atteggiamenti da un vizio di origine, assunzioni clientelari o di altra natura, specie nei comuni, alla provincia, alla regione, negli enti locali in generale. Insomma, fa male vedere queste cose, Arcangelo. Allora, noi ci fermiamo, grazie ad Arcangelo Badolati e alla Gazzetta del Sud, grazie a Luca Chito in regia e come sempre grazie soprattutto a voi. Ci vediamo la prossima settimana. Arrivederci. Thank you.